Io saluto e ringrazio per aver voluto intervenire mister Gigi Cagni. Buonasera, mister. Buonasera. Allora, lei lo abbiamo letto, intanto c'è Scanziani, Besana, Buscemi, Balzani, Medici e Specchia in studio con noi. Allora, abbiamo letto prima, l'abbiamo nominata, perché lei è uno dei pochi ad aver parlato con Inzaghi dopo la notizia dell'esclusione dalla lista della Champions, e l'ha descritto come determinato, professionale, sicuramente un po' arrabbiato, un po' intristito, giusto? No, vabbè, lui io l'ho sentito domenica sera quando sono tornato da Londra, era un po' che non lo sentivo e no, era sicuramente non era contento, però come sempre è un grande professionista, quindi accetta quello che sono le decisioni della società e dell'allenatore. Il suo problema più grosso in questo momento, siccome lui è uno a cui piace giocare, è di guarire da questo infortunio, dal polpaccio. Ma lei ha dato l'impressione che Inzaghi non si aspettasse, malgrado l'infortunio, questa scelta di Allegri? Beh, è chiaro, lui sperava di partecipare alla Champions, anche perché era vicino al record e quindi gli è dispiaciuto tanto, però lui sa che facendo questo mestiere può succedere questo e quindi non ha condiviso certamente la scelta, però l'ha dovuto accettare. Lei ha detto, Inzaghi è uno comunque che vuole giocare, lei che lo conosce bene, cioè, ci aiuta a capire qual è l'idea che Inzaghi si è fatto di questa stagione al Milan? L'anno scorso per avere il rinnovo comunque ha dovuto discutere con la società proprio sul ruolo che si sarebbe potuto ritagliare in questa stagione. Cioè, Pippo, che cosa hai in mente per questa stagione nel Milan? Lui vuol giocare nel Milan, vuole essere importante per il Milan, perché lo è sempre stato, lo è riconoscente, come poi è il Milan nei suoi confronti, mi sembra, avendogli fatto il contratto. La stupidaggine l'ha fatta, ma per la sua grande voglia, ecco, questa è un'altra dimostrazione che l'ha fatto diventare un grandissimo giocatore anche per questo. Lui si è fatto male volendo andare a giocare con la primavera a Pinzolo. Questo è un giocatore così, quindi se lui sarà nelle condizioni di giocare e dare un aiuto al Milan, rimarrà al Milan, altrimenti prenderà un'altra decisione. Cioè, lei crede anche all'ipotesi che se al Milan gli spazi non ci sono, perché poi Inzaghi a parte, insomma, il reparto d'attacco del Milan è abbastanza affollato, a gennaio Inzaghi potrebbe scegliere di andarsene se sta bene fisicamente? Beh, io per quello che lo conosco, lui è uno che vuole giocare, vuole essere importante per una squadra. Se sarà importante per il Milan, rimarrà al Milan. Questa è una cosa che poi verrà valutata al momento, non si può certo parlarne adesso.